È una terapia che è stata già tentata e ha avuto dei risultati anche in altre situazioni di altre patologie virali. Si tratta in pratica di indurre una, come si dice, un'immunità passiva, cioè prendere gli anticorpi già formati da persone che hanno incontrato il virus, hanno sviluppato la malattia e sono guarite, in modo da raccoglierli e poterli trasfondere a quei pazienti che, avendo contratto il coronavirus, hanno dei sintomi importanti e rischiano magari di andare in rianimazione, di avere una polmonite che li costringerebbe a essere ricoverati in rianimazione e attaccati al respiratore. Quindi è un'immunità passiva, transitoria, che durerà quel tempo in cui durano fisiologicamente le immunoglobuline, che va da intorno ai 2 mesi, diciamo, circa 60 giorni, e poi vengono eliminati. Serve per passare la fase acuta e evitare un peggioramento. Le immunoglobuline da chi vengono prese? Abbiamo detto dai pazienti che sono guariti. Il progetto toscano ha come, diciamo, capofila l'officina di Pisa, la quale attualmente si è dotata anche di un sistema di inattivazione virale, perché ovviamente questo plasma, per sicurezza, prima di essere trasfuso a altri pazienti, deve essere sottoposto a un processo di inattivazione di virus che si fa attraverso l'esposizione ai raggi ultravioletti e usando delle sostanze, gli psoraleni, che sono sostanze che potenziano l'effetto degli ultravioletti.